adesso ne avete già dei barlumi, e cioè quando aiutate qualcuno non lo fate perché avete un premio in paradiso, non è così, ma lo fate perché mentre aiutate qualcuno incominciate a sentire la necessità, la gioia, perché no, degli sprazzi di gioia interiore mentre state facendo quella cosa. Non è meraviglioso? Lo so che vi succede già. Quando sentite questa cosa siete sulla buona strada, perché state incominciando a vivere in tempo reale, e cioè non avete più bisogno di trasportare nel tempo qualche cosa che state facendo adesso, ma capite che quell'azione, quel gesto, quel pensiero, quella parola vi sta spalancando le porte del mondo reale, cioè del regno dei cieli, vedete? Però è uno stato di consapevolezza che dovete consolidare all'interno vostro, non devono più essere momenti, ma deve essere qualcosa di consolidato, per cui durante la giornata, qualunque cosa voi facciate, sapete dove state andando, e più siete centrati, meno state farroccando, e più incominciate a vivere nel mondo del benessere, perché questo che vogliamo, no? Non è vivere nel mondo del benessere. Nel mondo del benessere è molto facile entrare nel mondo del benessere, e cioè basta fare quello che Gesù dice, e che sia così complicato. Vuoi stare bene? Fai quello che dice lui. Il problema qual è? Vedete un po' quando... Dai, ne parlerò dopo, ma insomma, quando Gesù dice porgi l'altra guancia, adesso detto, proprio buttato lì, poi ne parlerò in profondità. Allora, se voi prendete una sberla, porgete l'altra guancia, prendete un'altra sberla di qua, è veramente difficile sentire uno stato di gioia. Mi seguite? Perché ci sono infiniti livelli di consapevolezza di quello che sta accadendo. Per poter sentire gioia da un'offesa che si riceve, da una ferita che si riceve, vedete che è necessario lavorare a lungo, altrimenti questa cosa non accade. Perché ci sono tantissimi gradini per arrivare a questo stato di coscienza. Vedete cosa voglio dire? Allora, quando si percepisce che la gioia e la bellezza a disposizione nostra, mia, tua, è infinita, a quel punto si sente il richiamo per l'incarnazione. Questo io l'ho vissuta personalmente, l'ho visto proprio come funziona. Poi sicuramente sono farroccata, non importa, però io vi dico la mia storia. Vedo le cose come funzionano, le vedo chiaramente, vedo come si spostano, dove vado, dove sono, perché sono tornato indietro, vedo queste cose qua. Ma ripeto, non mi prendo mai sul serio, per cui può essere una farroccata. Però queste farroccate sono molto utili comunque, molto utili per voi che imparate, per sapere un po', per orientarvi in questa mappa spirituale. Bene, allora siamo risucchiati dal pianeta Terra. E il pianeta Terra è proprio quel posto dove la bellezza che non sono riuscito a raggiungere in paradiso, non sono riuscito a toccare. Perché non sono riuscito a toccarla? Perché la bellezza è fuoco. E se provo a toccare una bellezza di cui non sono degno, cercate di capire bene le parole che uso, Tocco la bellezza, se questa bellezza fa parte del mio essere, questa bellezza mi dà gioia, ma se la bellezza è troppa, svengo, perdo la coscienza di me stesso, perché ci sono livelli di bellezza inimmaginabili per noi, livelli di gioia inimmaginabili, livelli di luce, perché è luce, la bellezza è luce, lì dove qualcosa mette luce, che noi vediamo qualche cosa che non avevamo mai visto prima. Allora, quel fuoco che brucia e che è dannoso per noi, è dannoso per tante ragioni, ma qua ci stiamo mesi, è dannoso perché se non sono degno di quella cosa, se non sono pronto per quella cosa, rischio di fare un passo indietro, cioè rischio di bruciare i miei involucri, rischio di bruciare tutto quello per cui ho lottato, come quei pirla che cercano... I pirla che cercano di risvegliare la loro kundalini, ma la gente veramente è fuori completamente di cervello. Vogliono risvegliare l'energia del serpente che sta alla base della colonna vertebrale. Ma io si può essere veramente dei rimbambiti totali. Non hanno idea, sempre per questa follia maschile, presente anche nelle donne, di voler diventare consapevoli a tutti i costi. Ma rilassatevi ragazzi, rilassatevi. Se vi rilassate, facciamo un bel lavoro. Se avete la smania di diventare consapevoli,
andate da qualcuno che vi insegna come risvegliare il serpente alla base della colonna vertebrale. Tanti auguri a voi e ai vostri bambini. E si può essere più deficienti di così. E cosa vuol dire? Applicare dei sistemi farlocchi, perché chi insegna queste cose sono dei farlocchi peggio di quelli che le frequentano, che a volte funzionano, purtroppo per loro, e cioè l'energia che deve stare lì dov'è, perché noi siamo perfetti nel momento in cui siamo, nello spazio in cui ci troviamo, risvegliare questa energia per delle idee farlocche, di consapevolezza farlocca, e queste bruciano le membrane che permettono il passaggio graduale del risveglio. Ma non si può diventare, rilassatevi, perché questo vostro non essere rilassati, che è l'aspetto maschile del lavoro su di sé, la rigidità del lavoro su di sé, è l'ostacolo più grande a un lavoro interiore. Rilassatevi, non cercate a tutti i costi di essere diversi, non fatevi toccare da persone che vi sistemano, dice adesso ti apro, ti faccio, adesso io ti apro, ti faccio, lascia che si facciano da soli. Poi generalmente quelli che fanno questi lavori sono più rimbambiti, ma li vedete bene, ma soli li vedete bene. Ma perché vi andate a cercare delle situazioni del genere? Attenzione, perché se vi bruciate una membrana, per rimettere tutto a posto dovete morire e ricominciare da capo. E non voglio stare qua delle ore. Però voi non siete dei farloccanti, dei dementi fino a questo livello, ma il mondo è pieno di dementi che fanno delle cose assurde pur di diventare consapevoli a tutti i costi. E poi cosa fanno? Vanno al bar e dicono, ah, io sono consapevole. Cosa fai quando sei consapevole? Pirra! Visto che comunque la bellezza che hai davanti è quella lì, quella che meriti, non ne puoi avere un goccio di più. E non è che se ti spari una dose di dinamite nelle vene, allora vedi maggiore bellezza. E se la vedi vuol dire che poi sei bruciato, vuol dire che poi hai bruciato il tuo cervello, vuol dire che poi entri in uno stato di zombamento. Ma io non vi spiego neanche queste cose, perché io spero che voi siate così intelligenti da capire. Però c'è questa smania, questa spiritualità da zizzania. Perché la zizzania è molto simile al grano, ma è tossica. E cresce insieme al grano. E lasciatela crescere, cosa dice Gesù? Lasciatela crescere, tenetevi bene, state bene attenti alla vostra parte luminosa, alla vostra parte oscura, e mettete tutto a posto. Poi quando è il momento giusto, lasciate crescere entrambe, perché entrambe lavorano per gli stessi obiettivi, e al momento giusto poi si farà la cernita. Va bene, qui stiamo andando un po' lontano. Allora, il pianeta Terra, almeno voglio finire almeno questo discorso oggi, poi la riprenderemo questa parabola perché è interessante. Che cos'è il pianeta Terra, quindi? Il pianeta Terra contiene quella bellezza che di là mi bruciava, che di là era pericolosa. Di là non potevo osservarla perché i miei occhi si bruciavano, per cui bruciava anche la poca vista che avevo. Di qua, invece, i miei occhi possono osservare quella bellezza. Perché? Perché quella bellezza, insopportabile nel Regno dei Cieli, qui è velata dalla personalità. La bellezza degli esseri umani, la poesia di cui parla questa domanda, la poesia è lì davanti ai nostri occhi, ed è quella poesia, esattamente quella poesia di cui noi abbiamo bisogno. Quindi tutto il significato della vita terrena, non è così complicata la vita terrena. La vita terrena è praticamente solo questo. Arriviamo in un posto, la Terra. La Terra è il pianeta dove? Il pianeta privilegiato, dove i dementi come noi, quelli che vogliono diventare questa terra. Quando ci rendiamo conto che possiamo avere accesso a un infinito di bellezza, ma non possiamo andarci, ritorniamo qui e abbiamo la possibilità di aumentare la nostra capacità di osservare la bellezza, perché questa bellezza è velata, è oscura. Vedete il compito della zizzania, il compito del mondo farlocco. Che bello, no? Il perdono, per esempio, è la chiave per capire quello che vi sto dicendo. Il perdono che cos'è se non la trasformazione dell'ombra in luce? Che cos'è l'ombra? Qualcuno che vi ha fatto qualche cosa. Questa è l'ombra. Ma se vi dicessi che dietro quell'episodio c'è un livello di bellezza che voi non siete in grado di cogliere,
è che tutto ciò che vi dà fastidio cela un livello di bellezza che ancora non siamo in grado di cogliere. Questo è il significato dell'esistenza terrena. Allora, qualche cosa ci sciocca e non siamo in grado di affrontarla, ma la maggior parte delle cose ci possiamo lavorare, sapendo questa semplice regola esistenziale. Semplice, è visibile, non vi sto raccontando delle storie filosofiche o religiose, vi sto raccontando la vita di tutti i giorni, quello che io vedo e che anche voi potete vedere. Voi queste cose le conoscete da un punto di vista tecnico, se volete, filosofico, di contenuti, perché le leggete, ma un po' alla volta state diventando consapevoli che quello che vi sto raccontando è la realtà. Ogni volta che c'è qualche cosa, che cos'è il fastidio se non la sofferenza, se non proprio quello, è quella bellezza che cerca di manifestarsi, ma noi non siamo ancora pronti a coglierla, quindi non la vediamo come bellezza, ma la vediamo come bruttezza, la vediamo come sofferenza. È così che funziona il pianeta Terra. E questa è la chiave per uscire da tutti i nostri problemi. Quindi bisogna prima nutrire bene il nostro essere con dei principi che siano chiari. Questo è un principio chiaro. E ripeto, non è un principio filosofico, è qualche cosa che chiunque di voi che abbia intelligenza normale per poter vivere può osservare e può constatare, semplicemente questo. E cioè la bruttura del mondo nasconde un qualche cosa che per noi, ai nostri occhi, è troppo potente. No, la tortura, per esempio, lo so che è un esempio agghiacciante, non è una delle cose più brutte che ci possono essere su questo pianeta? Sicuramente sì, l'uccisione, no? Queste cose non sono cose bruttissime. Che bellezza ci può essere dietro? Nessuna. Eppure, come mai Gesù ha dimostrato che dietro la violenza subita, le ingiurie, le offese, le ferite, c'è la suprema libertà? Non è così. Non ci ha dimostrato proprio questo. Ha lasciato crescere la zizzania, è andato sulla croce, ma al momento opportuno si è liberato da tutto il mondo del farlocamento. E questa è la nostra storia. Prima o poi arriveremo lì. Questa è la mappa del mondo spirituale. Questo è dove stiamo andando tutti quanti. E vediamo se ho ancora qualche minuto per vedere un po'. Comunque lo riprenderò, questo argomento lo riprenderò la volta prossima. E all'inizio parlavamo di farlocamento e demenza planetaria. C'è questa divisione in due. Perché? Perché questa capacità dell'ombra di fotocopiare la luce, di fotocopiare il grano, pur essendo tossica evidentemente, perché la zizzania è una fotocopia in un certo senso, cresce insieme, ma tossica, addirittura qualcuno la chiamava l'erba, l'olio ubriacante. Interessante, interessante vedere a volte le parole che cosa vogliono dire, no? Ubriacante. Piena di tossine, ed è proprio questo il lavoro spirituale nel 2021, cioè nei nostri tempi, è per certi aspetti la fotocopia di quello che è il lavoro spirituale reale, quello che cerco di mettere un po' di luce in tutto questo, affinché voi, perlomeno che seguite questo tipo di lavoro, non perdiate anni ed energie sprecate alla ricerca di un qualche cosa che per voi poi si dimostra deleterio. Quindi io vi spiego le basi del lavoro, poi fate le scelte che volete, però attenzione, perché spesso le scelte che fate sono dovute a delle malcomprensioni di fondo. Quindi abbiamo visto prima, per esempio, se volete diventare consapevoli a tutti i costi, attenzione, perché è il modo migliore per rovinarvi l'esistenza, attenzione. E cercherò con tutte le mie forze, un po' alla volta, di farvi entrare in un modo femminile di concepire il lavoro su di sé. Basta con gli esercizi di presenza, basta con le tensioni interiori, basta con le rigidità interiori. Adesso dobbiamo favorire al nostro interno l'accoglienza dell'esistenza, e smettendo di romperci i maroni, di rompere i maroni agli altri. Ma prima che voi riusciate a mandar via, perché è una cosa che avete dentro le cellule, bisogna proprio guardarla, perché
Ecco perché è importante il rito, è importante la domenica mattina, perché quando uscite da questo rito siete ancora centrati. Poi questa centratura un po' alla volta se ne va, fino ad arrivare alla domenica dopo. È così, i riti sono fatti così. I riti sono delle celebrazioni che servono per mettere colui che partecipa in un determinato stato di coscienza, sapendo che poi questo stato di coscienza molto probabilmente lo perderà. Quindi voi, attenzione, è un rito. D'ora in poi vi hanno detto che è un rito, quindi è una cosa divertente, ma è un rito. Attenzione, quindi, quando uscirete da questo rito, tra qualche minuto noi avremo finito questo incontro, attenzione a come uscite da questo rito. E cioè uscite come uscireste da un tempio, da una chiesa. Avete capito? Non sto creando un'altra religione. Non farlocchiate. Sto dicendo delle cose molto semplici. Quando il tempo scade, non precipitatevi nel mondo farlocco. Mantenete questo senso di concentrazione. Mantenete questo sapore, questa visione, questo stato di coscienza, che poi descriverò nel secondo corso. Tra qualche minuto scriverò meglio in profondità. Ma cercate di... Vedete, come quando si prendeva l'Eucaristia in chiesa. Si prende l'Eucaristia e poi si resta in uno stato di silenzio. Si ritorna al proprio posto, consapevoli di restare in silenzio. Non è bello? Poi magari l'abbiamo fatto tante volte perché facevano tutti così. Però è importante questa cosa. Non si può prendere il corpo di Cristo e poi cominciare a sfarlocare, cominciare a parlare con gli amici dei risultati di calcio. Non è possibile. Bisogna stare centrati dentro di sé. E questo vi aiuta a percepire maggiore sacralità nella vita di tutti i giorni. Bello questo rito, eh? È bello, perché a volte abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di sentirci che facciamo parte di un lavoro tutti insieme, e questo ci dà forza. Quindi vedete, meraviglia. E non stavolta, ma la volta prossima vedremo cosa intende Gesù quando dice: alla fine, poi, quando sarà il momento, prenderemo la zizzania e la bruceremo, e poi prenderemo il grano e lo ammasseremo nei granai. E a quel punto ci saranno persone che meriteranno lo stridor di denti, la sofferenza e lo stridor di denti, e lo vedremo. E cercheremo di non far parte di questa categoria. E poi sentite che bello quello che dice Gesù. E i giusti risplenderanno, vi leggo le sue parole, vediamo se ce l'ho qua, va. Meglio leggere le sue parole che le mie. Ecco, finiamo su questo. Vi, ancora una volta, chiudete gli occhi un minuto, così il rito è completo. Spero che nessuno di voi si arrabbi per questo stato del rito, speriamo. Chiudete ancora gli occhi un minuto solo, vi leggo questa cosa, e quello che dovete fare è ascoltare una semplice frase, restare concentrati, restate assorti in uno stato di preghiera, se volete, di meditazione. E questo farà in modo che quando poi ci lasciamo voi non entriate subito nel farlocamento del mondo, della dispersione del mondo, ma che restiate il più possibile concentrati, attenti, presenti durante la giornata. Il che non vuol dire fare le cose irrigidite, no, vuol dire lasciarsi andare, vuol dire continuare a parlare con gli altri, vuol dire andare a mangiare insieme, cucinare qualcosa, però c'è sempre quel punto di osservazione. Quel punto che il sapere di essere insieme, il sapere di partecipare a un rito, è quella forza, quel surplus di forza che ci può aiutare nei momenti di maggiore difficoltà. Quindi chiudete gli occhi un minuto. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente.
il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente e lì sarà pianto e stridor di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Ciao, grazie, buona domenica.